Silvia? Salis. Ah, eccoti qua. E così principessa sul trono, quale sport farai mai? Io faccio il lancio del martello. Lancio del martello? Così bionda, così atletica e lancio il martello? Eh sì, diciamo che non è più come negli anni Ottanta, adesso siamo anche così. Ah. Almeno io sono così. E dimmi un po', ma nella tua vita, il tuo palmarès, cos'è combinato? Raccontaci. Io ho preso parte alle Olimpiadi di Londra, alle Olimpiadi di Pechino, ho fatto una finale ai campionati del mondo e ai campionati europei, ho vinto 10 titoli italiani, questo è quello che ho fatto. E nel futuro dove pensi di andare? Nel futuro non lo so, non ho ancora deciso cosa fare da grande, spero di continuare a lavorare nello sport in forme diverse, però per adesso faccio l'atleta. E il tuo rapporto con l'alimentazione da 1 a 10, quanto è importante? Per me è molto importante perché faccio uno sport dove diciamo, la mia forma fisica già è rilevante, nel senso che sono molto leggera per lo sport che faccio, quindi devo cercare comunque di avere un'alimentazione iperproteica per non perdere peso comunque, perché allenandomi tanto la tendenza è quella di dimagrire. E quindi insomma tanta carne, tante proteine e diciamo che anche a colazione prodotti come quelli in oberasco, frutta secca, noci, mandorle, sono importantissimi. Okay. E tu dalla frutta secca dunque si può dire che riesci a trarre energia? Sì, perché senza consumare un grande quantitativo di cibo puoi avere un apporto calorico notevole, quindi anche a metà allenamento, senza mangiare cose che ti appesantiscono, ti facciano venire nausea, sono cibi molto importanti. Quale altro sport ti ha affascinato? Se l'avessi fatto atletica credo che avrei fatto pallanuoto, perché da genovese ci sono le squadre più forti, in Liguria sono le squadre più forti d'Italia e c'è la squadra più forte d'Europa, quindi... E poi mio padre era un pallanuotista, per cui la pallanuoto è sempre stata nel mio cuore. Bene, allora niente, io ti faccio un regalo, vediamo se su 3 ne prendi una almeno. Ah, una sì!